Good morning a tutti voi e buona giornata. Siamo sempre in compagnia di Luca, il capitolo 7, versetto 11. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Vediamo ancora una volta quanto la bellezza di questo maestro di Gesù, che è sempre in cammino, ecco, è sempre in un movimento di vita evangelico. E in questo movimento succede questo. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. Molta gente della città era con lei. Una situazione che più drammatica non si potrebbe descrivere, no? Figlio unico, madre vedova. È curioso, questo particolare mi stupisce sempre, che si dice viene portato alla tomba un morto. Sembra normale, no? Però forse c'è qualcosa di simbolicamente anche rilevante qua, no? Il fatto che si dica che venga portato un morto, appunto, cronachisticamente è ovvio, però non è ovvio nel senso che questa può essere una situazione che ha a che fare appunto con una vita che non c'è più, no? Cioè, con una vita non biologica, ma con una vita vera che non c'è più, ecco. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò, toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Come spesso succede, questo movimento di risurrezione che Gesù sempre compie ogni giorno quando in qualche modo siamo accompagnati, quando in qualche modo siamo morti, ecco. E questo verbo di risurrezione, alzati, la vicinanza con lui, l'ascolto della sua parola, ci permette poi di comunicare, di riprendere la parola. La parola di Dio ci dà delle parole da dire. Questo è molto bello, ecco. Ragazzo, dico a te, alzati, è l'invito che il Vangelo ci fa ogni giorno. Il morto si mise seduto, cominciò a parlare, l'ho già detto, lo restituì a sua madre, tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra di noi, Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama si diffuse per tutta quanta la Giudea, in tutta la regione circostante. Ecco, ognuno di noi è chiamato a diffondere il fatto che Gesù ci rimette in piedi ogni giorno, in ogni situazione, e in ogni situazione ci chiede di risorgere. Ogni giornata è un'esperienza di risurrezione. Viviamola così. Le cose belle della giornata di ieri, come vedete alle mie spalle, io sono partito con Don Tonino per 5 giorni di vacanza, di relax, di campeggio. Adesso siamo a Aix-en-Provence, laggiù c'è un bellissimo tramonto. E ieri sera poi abbiamo dormito ad Argentera, ci hanno raggiunti 2 amici, quindi è una bella serata tra amici, e questa è una bella cosa. Ale, buona giornata a tutti voi.